Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video spacchettamento. Nella puntata di oggi spacchettiamo un pacco che mi è gentilmente stato inviato dalla CG Entertainment. Qui abbiamo varie novità del mese di novembre, tra cui anche una startup che è uscito in commercio praticamente il mese scorso, poi ha avuto un piccolo problema con il disco 4K che adesso è stato risolto e ne parliamo adesso tra pochissimi istanti. E poi appunto ci sono altri film che fanno parte del catalogo di novembre. Però appunto iniziamo la prima parte di questo video unboxing, lo dedichiamo alla startup. Startup da mio parere parecchio attesa, perché tengo molto a questa pellicola, ovvero il film Milano Calibro 9, la pellicola girata nel 1972 dal regista Fernando Di Leo. Io avevo già in collezione un cofanetto della Raro Video con le varie pellicole girate da Fernando Di Leo, tra le più appunto conosciute della carriera del regista Di Leo. Qui abbiamo il primo film della cosiddetta trilogia di Di Leo, la trilogia del milieu, girato nel 72, poi ci sono anche La mala ordina e Il boss, praticamente sono stati girati tutti più o meno nell'arco di un paio d'anni, e in questa pellicola abbiamo come protagonista Gaston Moschin, in stato di grazia a mio parere. Davvero un bel film questo qui, con Barbara Boucher anche coprotagonista. Parla di un criminale, appunto il Moschin, che dopo essere stato scarcerato deve guardarsi le spalle dal suo ex boss malavitoso, quindi è costretto praticamente ad uccidere per non essere ucciso. È un poliziesco noir abbastanza spietato, con buone scene d'azione, una buona fotografia e a mio avviso anche con un ottimo ritmo che ti coinvolge dall'inizio alla fine, con un finale anche tutt'altro che positivo. Di livello anche la colonna sonora, che è stata invece composta da Bagalov. E qui è uscito quindi per il 50° anniversario la startup della CG Entertainment. All'interno abbiamo anche dei contenuti speciali, classica startup, con all'interno anche la lista dei nomi di tutti i partecipanti alla campagna crowdfunding. All'inizio ho parlato di un problema sul disco 4K, praticamente c'era stato un errore sul disco Ultra HD, mancava l'HDR che invece era stato annunciato, infatti nell'arco di un mesetto è stato inviato anche il disco sostitutivo con il disco corretto Ultra HD HDR, quindi tutto risolto. Adesso io direi di cambiare angolazione, così vediamo prima nel dettaglio l'edizione startup di Milano Calibro 9 e poi diamo un'occhiata anche agli altri prodotti che mi sono arrivati. Allora, iniziamo subito quindi con la startup della CG Entertainment dedicata a Milano Calibro 9, edizione startup per il 50° anniversario, versione restaurata in 4K HDR10. Quindi abbiamo la sovracopertina cartonata, qui in alto abbiamo quindi tutti i principali interpreti, tra cui Gaston Moschin, Mario Adorf e Barbara Boucher. Questa è la costina. E questo invece il retro, il più alto esempio di noir all'italiana, dice Film TV. Straordinari interpreti per un film irripetibile, dice spietati.it. Edizione quindi limitata a 1000 copie, la mia è la copia numero 228, vietata ai minori di 14 anni. Abbiamo quindi come traccia italiano DTS HD Master Audio 5.1 e poi abbiamo anche il Dolby Digital 2.0. Come detto, abbiamo anche dei contenuti speciali, mi avvicino un pochino, quindi abbiamo Epic Up prima e dopo il restauro. Poi abbiamo il documentario Calibro 9, Fernando Di Leo, la morale del genere, altro documentario. Poi abbiamo Scherbanenko Noir, ulteriore documentario. Infine abbiamo Galleria fotografica con commento di Gaston Moschin. All'interno poi abbiamo anche il booklet di 24 pagine. E questo è l'interno, quindi possiamo vedere una confezione non rigida, ma comunque di buona qualità. Diamo quindi un'occhiata prima al Digipack, quindi abbiamo quest'altro artwork sul Digipack con le varie pistole qui sulla sinistra. Qui infatti in basso troviamo anche il logo della Raro Video, come già detto io avevo questo film in collezione grazie al cofanetto della Raro Video, uscito ormai da diverso tempo, sia per quanto riguarda il primo volume che il secondo volume. Complessivamente dovrebbero essere 8, forse anche 9 pellicole, ora non ricordo esattamente il numero esatto,
comunque c'è il meglio del regista. Questo è invece il retro con la Boucher. Milano Calibro 9 non è solo il mio film migliore, è anche il migliore di quelli dello stesso genere girati in Italia. Allora, diamo uno sguardo all'interno, apriamo, abbiamo quindi i due dischi, disco 4K e disco nel formato Blu-ray, mentre qui all'interno abbiamo tutti i partecipanti alla campagna crowdfunding. Ecco qua. E qui abbiamo il booklet di 24 pagine, mi sottraggo al genere poliziottesco, intervista a Fernando Di Leo. Andiamo a sfogliarlo velocemente. Quindi qui abbiamo una bella intervista fatta proprio al regista Di Leo. E quindi questi sono i contenuti di questa edizione startup dedicata al film Milano Calibro 9. Adesso invece passiamo agli altri prodotti. Ed iniziamo con il film Amen, pellicola di Andrea Baroni, prodotto dalla Fandango, ed è una pellicola drammatica girata nel 2023. Un esordio che convince tra ardore e ossessione, tra Shyamalan e Salvadores, dice addirittura My Movies, un inno di libertà, un film da vedere. In un casolare di campagna, fermo nel tempo, vive una famiglia estremamente religiosa. Le figlie non hanno mai abbandonato la proprietà, spinte da rispetto, dovere e sotto l'egida di un padre padrone e una nonna dogmatica. Da pochi giorni è arrivato misteriosamente al casolare primo, un altro nipote di Paolina. Armando mal lo sopporta, mentre le ragazze, per la prima volta, scoprono il viso e il corpo di un giovane che giorno dopo giorno osservano curiose. Allora, pellicola drammatica di 89 minuti, abbiamo la doppia traccia 5.1 e 2.0, come extra abbiamo unicamente il trailer. E questo è l'interno, quindi uscito unicamente nel formato DVD. Poi passiamo a un titolo nel formato invece Blu-ray, questo invece è un documentario Notte e Nebbia nella versione restaurata in 2K, ha partecipato a diversi festival questa pellicola, diretta da Alain Resnais nel 1956, è praticamente una ricostruzione dei crimini commessi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordo il regista anche di Hiroshima Mon Amour. Peraltro, nel 1955 la censura francese tagliò alcune scene dal film perché vennero considerate troppo impressionanti, tra cui c'era anche una delle scene finali in cui vengono mostrati i vari cadaveri spostati in massa da un bulldozer. Una delle prime riflessioni cinematografiche sull'Olocausto, il film più nobile e necessario mai realizzato, disse François Truffaut, sfiora il capolavoro, una testimonianza potente e profondamente toccante. Allora, come già detto, nel 1955 la durata è davvero molto breve, dura soltanto 32 minuti, ovviamente il formato è 4 terzi e abbiamo sia la traccia originale che quella italiana in 2.0. Abbiamo poi un extra, una featurette dal titolo Face of Phantom, che dura 52 minuti, quindi dura più l'extra del film stesso. Ecco qua, davvero un argomento molto molto delicato. Io ho avuto il piacere di visitare Auschwitz-Birkenau di recente, 4 anni fa, durante un mio viaggio a Cracovia, e davvero vi dico che una volta che visitate Auschwitz non ve lo dimenticherete mai. Ultimo titolo, altro documentario, questa volta dedicato a un calciatore storico italiano, ovvero Gigi Riva. Titolo Nel nostro cielo un rombo di tuono. Questo è un documentario diretto da Riccardo Milani nel 2022. Giriamo. Intimo, commovente ed eroico. Una favola sportiva che insegna a vivere. Un documentario dal cuore grande, coinvolgente ed emozionante. Bellissimo. Quella di Nel nostro cielo un rombo di tuono non è una storia qualsiasi. È la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero.
La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. Il documentario racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo i valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro paese. Allora, documentario anche bello lungo, dura ben 157 minuti, formato video 1.85, abbiamo la doppia traccia 5.1 e 2.0 Dolby Digital. E questo è l'interno. Abbiamo questa immagine con delle varie fotografie, con Gigi Riva, in alto invece abbiamo i 15 capitoli. E questo è il disco, uscito unicamente nel formato DVD, quindi niente Blu-ray per questo documentario. Bene, quindi siamo arrivati al termine di questo video spacchettamento con i vari prodotti della CG Entertainment, con i prodotti di novembre. A dicembre poi ci saranno altri titoli interessanti, ci saranno anche alcuni titoli di novembre, perché praticamente sono in uscita in questi giorni, quindi ve li mostrerò poi nel video del prossimo mese. Nel frattempo io vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori contenuti. Ciao a tutti! Yeah.